E anche i meccanici oggi ci tocca fare. Abbiamo bucato, porca. Comunque ragazzi, è successo un po' un delirio, diciamo, niente di grave, però abbiamo bucato una gomma e ci siamo spostati, infatti lì qua vedete che c'è il ruotino diverso dalle gomme originali, ma pensavo di aver bucato due gomme perché questa gomma di qua, questa qua, che adesso è a posto, in realtà non sembrava così a posto, quindi in realtà pensavo di aver bucato due gomme. E quindi abbiamo dovuto cambiare un po' i piani. Comunque adesso andiamo ad accamparci e poi vi racconto meglio dopo. Buon appetito. Buon appetito! Guardate qua che spettacolo, vi faccio anche il focus. Guardate qua che pasta al pesto. Tanta roba. Eh sì. Comunque oggi veramente lì prima vi ho accennato giusto due robe così, ma in realtà la situazione era un attimino più complicata, perché stavamo uscendo da un parcheggio messo un po' male, quello del mattino per intenderci, dove abbiamo messo la macchina lì al mattino, e lì la strada è comunque abbastanza stretta e ha una certa pendenza con delle buche belle importanti. Nel salire a un certo punto una macchina ci proprio sbarra la strada lì davanti, perché poi quella strada principale continua, quindi si è messa proprio lì davanti. Ho dovuto fermarmi, ovviamente. E nel ripartire, ho, diciamo, dato un po' di giri al veicolo e anche alle ruote. E probabilmente qualche sasso si è incastrato lateralmente, ha fatto presa e ha squarciato lateralmente la gomma. L'ha squarciata poco, per cui siamo riusciti comunque a fare, cosa avremmo fatto, un chilometro Sì. più o meno, 1-2 km al massimo Sì, a su, scendere. esatto, a scendere. Abbiamo fatto un po' di strada così a scendere, e poi appunto una volta scesi parcheggiamo la macchina per cambiare la gomma, cambiamo tutto a posto, andiamo ancora più in giù per andare al parcheggio dove poi volevamo pernottare e dormire. E semplicemente cos'è successo? Che guardando attorno al veicolo a controllare così se era tutto a posto, vediamo sta gomma abbassata davanti, appunto a sinistra, e vi ho detto qua abbiamo bucato. Allora ho chiamato i miei, perché i miei avevano i contatti per l'assicurazione e tutto, per far venire il carattrezzi e tutte le varie scartoffie. Alla fine la gomma continuava a essere dura, cioè era proprio dura, per cui alla fine abbiamo deciso di provare a scendere piano piano, tanto c'erano altri posteggi poco dopo, e valutare quindi andando avanti com'era la situazione. Non sembra che la gomma sia bucata, perché rimane dura ed è uguale all'altra. Alla fine lì quello che ci ha ingannato è, secondo noi, che c'era un sasso messo abbastanza lateralmente, nascosto un po' dall'erba, che quindi andava un po' a schiacciare la gomma in quel punto, e schiacciandola in quel punto chiaramente sembrava un po' più bassa, perché magari la gomma laterale e le altre di là non facevano ben appoggio, dato che il terreno era molto irregolare. E quindi il carico era tutto su quella gomma lì, perché era tosta, era bella dura. Adesso l'abbiamo lasciata qua, avremmo fatto una trentina di chilometri ed è a posto, tutto a posto, per cui aggiornamento a domani mattina. Ora noi ci finiamo il nostro bel piatto di pasta al pesto. Molto buona. Meno male. Tanta roba. Finiamo qui di montare la tenda, che è ancora bagnata da stamattina, per cui lasciamo lì che si asciughi un attimo. Una bella nottatina, speriamo, tranquilla. E si presume di sì, perché comunque ci sono tutte le condizioni buone. E poi ci vediamo domani mattina e faremo un giro qua, da queste parti, che non vi ho neanche tra l'altro detto dove siamo. Siamo a Us, quindi vicino, diciamo, a un posto dove ho appunto un alloggio qua, e quindi siamo qui a Ulss, e niente, avendo qui un alloggio, diciamo che è tutto più
tutto più comodo nel caso in cui c'è proprio effettivamente da sostituire sta maledetta gomma, ma non penso proprio, penso che in realtà sia a posto. Per cui niente, aggiornamento più tardi e noi adesso mangiamo perché abbiamo una fame boia. A dopo. Buongiorno a tutti. Adesso sono alle 6 di mattina. Qui abbiamo la tenda dove abbiamo dormito questa notte, lì ancora, diciamo, zaino e borsone per mettere poi le robe che adesso sbaracchiamo e partiamo per fare il Monte Côte-Olivier, ma prima vi portiamo a vedere l'alba, che è tanta roba, quindi leviamoci un po' da questi pini e andiamo su a vedere questa alba che non è niente male. Ah, adesso siamo qui a Pierre-Menot e andiamo per fare questo Côte-Olivier. Ormai per me è una meta già ben che conosciuta, però Ale non c'è ancora stato in cima, in vetta, e quindi stamattina faremo quella, anche perché poi in teoria dovrebbe oggi pomeriggio venire un po' più brutto, per cui insomma sarebbe l'ideale poi per pranzo essere giù, così qua c'è la strada asfaltata e siamo belli che tranquilli. E comunque la macchina tutto a posto, anche la gomma tiene, quindi non è bucata, quindi molto molto buono. Adesso andiamo, va, faccio vedere qua la strada e adesso saliamo nel bosco. Eccoci qua, siamo arrivati a Vason e adesso facciamo breve pausetta e poi prendiamo su. Tra l'altro abbiamo visto anche due bei caprioli, sono riuscito a filmarli in tempo con la Lumix, per cui vi metterò qualche spezzone breve, anche se la qualità non è la stessa ovviamente della macchina che sto usando adesso, però comunque si vedono abbastanza bene, dai. Ore, dai, circa le 9 e qualcosa, per cui va alla grande. Allora ragazzi, qua la pendenza adesso si fa interessante. Giusto per farvi capire, cioè veramente un 40 gradi quasi, cioè, veramente tosta, e però il cartello dava solo più 20 minuti, adesso si tira gli ultimi metri, più che metri direi anche decine di metri, però Dai che non manca molto. Eccolo lì, il Monte Côte-Olivier, la vetta. Adesso ci godiamo un po' il panorama, anche se c'è un po' di nuvole, però comunque merita.
niente ragazzi, adesso piove, si è messo a piovere, vedete le gocce d'acqua sul telefono, non forte, però è nuvolo, è bello, bello costipato, per cui adesso scendiamo. Faccio ancora vedere un attimo qua il panorama, la vista com'è. Non è niente niente male. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla macchina, tutta bella impolverata, però alle a posto, anche la gomma è a posto, nessun problema. E adesso scendiamo a Urs e ci prendiamo qualcosina da mangiare e poi ovviamente andremo vicino al torrente Ripa, così mettiamo i piedi a mollo, ci rilassiamo un po' e poi verso le 2:30, 3, così anche vedendo un po' il meteo come evolve, torniamo a casa. Ragazzi, anche questo video direi che si può concludere qua, è stata un'avventura veramente avventurosa e adesso niente, è iniziato a piovere, vedete che alla fine lì ci sono un po' di goccioline, non so quanto si veda, comunque è iniziato a pioviginare, quindi adesso scendiamo, anche perché tanto con il ruotino non è che possiamo andare tanto, tanto forte, bisogna andare con calma, per cui andiamo giù tranquilli e via, ci vediamo poi comunque in un nuovo video sul mio canale e iscrivetevi così non ve ne perderete nessuno. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.